Venezia diventa meno complicata e più sicura. Beh, diciamo anche che l'abbiamo voluto con forza. L'idea di avere un elettrocardiogramma da subito trasmesso in tempo reale all'ospedale all'Angelo per le valutazioni del caso significa avere veramente chiuso un progetto al quale tutti sognavano, ma noi l'abbiamo realizzato. Adesso questa, diciamo, eccellenza che futuro ha? Sarà solo un ambulatorio per turisti oppure sarà il primo esperimento di tanti ambulatori sul territorio? Sarà un modello che verrà replicato, sarà l'occasione per garantire ai turisti la massima cura per la loro salute, ma sarà anche un grande elemento di comunicazione internazionale. Da noi le vacanze sono sicure, ma sicure fino in fondo. Già da Piazza San Marco un presidio con un pronto soccorso in grado di intervenire in tempo reale. Presidente, stanno protestando i lavoratori dell'ospedale di Cave di Sacole. Prima ha detto, avete scritto tante polemiche sul nuovo piano sociosanitario. Cosa dire a queste persone che stanno protestando? Ma la totale disponibilità ad ascoltare tutti, non condivido l'idea che qualcuno possa dire, ma parlo in generale, che ci possa essere un Presidente della Regione, una Giunta che fa angherie, chiude ospedali, non tiene conto delle istanze dei cittadini, una prova per tutte. Ho letto da qualche parte che noi avremmo dovuto aver programmato, diciamolo così, la chiusura del centro per i disabili, i malati e i ragazzi, i ragazzi down su Piove di Sacco. Mai pensato, mai ipotizzato, però qualcuno ce lo attribuisce. Se ci sono dei problemi li affrontiamo, rendiamoci conto che stiamo programmando la sanità che coinvolge 94.000 dipendenti e dà salute a 5 milioni di veneti e non mi sembra che l'obiettivo del Presidente della Regione e della sua Giunta sia quello di far del male a qualcuno. E rispetto alla grande sfida che inizierà dal 1° di settembre, lunedì, mercoledì, sabato e domenica dalle 8 di sera a mezzanotte, ospedali aperti in tutto il Veneto per le grandi diagnosi, quindi le TAC, le risonanze, le mammografie e molto altro ancora. Quindi l'occasione è andare incontro ai cittadini pensando che invece di acquistare ancora più attrezzatura vale la pena di fare lavorare di più quella che abbiamo. Cosa pensa del caso di Padova con quel provvedimento piuttosto severo adottato dalla magistratura a carico del macellaio che ha sparato al ladro? Guardi, non conosco la dinamica di queste vicende, certo è che l'angoscia e l'esasperazione dei nostri cittadini poi si traduce anche nella legittima difesa. Non ne conosco i termini, non conosco il contesto, però dico anche che noi non ne possiamo più, siamo angosciati dal fatto che ti possa entrare in casa qualcuno, che nel migliore dei casi ti rubi la gallina, nel peggiore dei casi magari si trasformi nel delitto di gorgo. Questa è una grande preoccupazione. Però anche la necessità delle ronde di cui tanto si era parlato sono improvvisamente scomparse. Beh, guardi, le ronde, la protezione civile, tutti quelli che comunque controllano, gli inglesi lo chiamano neighbor watching, no? il controllo del vicino. Penso che sia strategico e sia assolutamente coadiuvante alla grande azione che fanno le forze di polizia. Ma il problema non è arrestare e fare prevenzione sul territorio, il problema è che quando poi li consegniamo ai giudici, i giudici si ritrovano ad applicare delle leggi che sono leggi colabrodo che li mettono subito in libertà. Questo è un grosso problema, che non è un problema che creano i magistrati, voglio essere chiaro, o le forze dell'ordine, ma il Parlamento deve legiferare in maniera severa nei confronti di questa gente. Torniamo sempre all'origine, i politici che stanno a Roma in effetti. Beh, a me sembra che il Parlamento abbia come senso di esistere quello di far leggi per risolvere i problemi ai cittadini. Io da parte mia, quando ho avuto questa competenza, questa responsabilità, l'ho fatto e tutti se lo ricordano. Oggi, ad esempio, il tema della delinquenza che ti entra nelle case va risolto in maniera vigorosa con un bel colpo di reni. Non è che tu puoi far fare il giro del palo in questura o al tribunale a un ladro che poi se ne torna a casa e magari te lo ritrovi piazzato avanti a casa. I dati delle questure ci dicono che quando un ladro viene pizzicato, questo ha già commesso mediamente 10 furti nei quali non è mai stato trovato, cioè nel senso che 10 furti li ha fatti commessi in maniera assolutamente tranquilla e anonima.